Anche tu hai contribuito al mio disco d'oro. Mi sembra giusto condividerlo. Grazie di cuore, Gigi. Eccola qua Francesca, come va? Bene, bene. Senti, dai, ti faccio sentire una canzone, vuoi sentire? Vediamo un po'. Sì, però più una fan sfegatata della vita di sì. Tutta la famiglia, cosa ti ricorda questa canzone? No, vabbè, diciamo che tutte le canzoni di Gigi mi... Ti ricordano qualcosa? Sì, le ascolto sempre e ogni canzone la dedico a un momento particolare o a una persona in particolare. E quindi... a Camillo, il tuo fidanzato da ben 6 anni, quale canzone gli dedicheresti? E Gigi, dove? Scusami. E come mai? Sentiamo. Via che bellezza, la va giù. Governatore, ma allora c'è o non c'è? Non lo so, non so mica io che mi occupo di cantare. Ah, sono degli stronzi, se non se ci vengono qua senza che c'è il rappresentante. Secondo te perché si sa già da un paio d'ore che Gigi D'Alessio non c'è e non l'hanno detto alla gente per tenerli lì a far numero? Magari. È una figura di merda. Ma direi. C'è il ministro della Russia che ti vuole parlare. Ciao Gigi. Allora, una promessa, se la Moratti vince, la settimana dopo, grande festa con Gigi D'Alessio e Mother Frost. Grazie ragazzi. Allora Gigi volevo dirti questo, se state zitti un attimo, chiaramente puoi capire, diciamo, come sono messi i tuoi fan, però io vorrei dire, ma stai zitta, non c'è. Allora, volevo che tu accennassi l'inizio di una canzone che tutta la piazza d'uomo ti canta. Gigi, vieni qua, Gigi, qua devi venire, prendi l'aereo. Non ci credo. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo, grazie. La maggioranza applaude, va bene. No, allora, è importante sfruttare questi momenti per un incontro e quindi Gianluca... No, c'è una cosa da dire, io l'unica cosa che credo che sia giusta è che il rispetto che c'è da parte nostra e da parte sua credo che si debba vedere... Io volevo dire. Allora, un video per Red Ronnie. Caro Red, intanto avrai notato dalla barba e dai capelli che la persona che ti sta mandando questo video altro non è che un comunista drogato. E quindi, insomma, dovreste stare attenti a votare adesso a Milano perché potrebbe andarci gente come me a Palazzo Marino. Io sto a San Bonifacio, quindi non ho questo genere di problemi. Cosa volevo dirti? Volevo dirti che, insomma, secondo me hai fatto molto male a censurare tutte le cose che ti sono state scritte oggi nella bacheca di Facebook, soprattutto perché alcune erano divertentissime, quelle sull'effetto Pisapia. La mia preferita è quella di Baresi, che nel 94 ha sbagliato il rigore perché il pallone ha preso uno strano effetto Pisapia, o una cosa del genere, non importa. Cosa ben peggiore, hai osato cancellare il mio messaggio. Cioè, io ti avevo scritto una cosa bellissima e soprattutto avrebbe anche arricchito, perché ti chiedevo se fosse possibile acquistare i DVD. Preferirei Blu-ray perché con la TV nuova apprezzo, insomma, la qualità del Blu-ray, con i video che hai fatto con Letizia, la Leti, quando siete stati in Africa e in Sud America. Non trovo più le droni, è stato Pisapia, mi hanno rubato i nonni, se li portati via. Non trovo le ciabatte, vado alla polizia, non trovo il comandante, l'ha ucciso Pisapia. Avevo tanti amici, li ha presi Pisapia.
musica Tachikova. È tutta colpa sua se questo mondo è sbagliato, se hanno cancellato un concerto già organizzato. Raslanuf, principale porto petrolifero libico sul Mediterraneo, un nuovo oggetto di contesa tra le forze filo e antiregime. I ribelli sono determinati a strappare alle forze del colonnello la base militare alla periferia della città. Mi regali un altro giorno in più di nevrosi e di tabù con le solite ossessioni. Solo con un po' di fantasia io ti vedo a modo mio, ma vorrei mandarti via. Poi ritorno a stare male, si raffredda il mio motore, quella che sognavo non sei tu.